Buongiorno a tutti ragazzi, sono Mr. Milan. Oggi sono qui con un nuovo video e sono qui per annunciarvi che sto per aprire una nuova rubrica. Questa nuova rubrica si chiamerà Indie e in questa rubrica parlerò e giudicherò tecnicamente i giochi indie, che come sapete sono giochi prodotti da case, diciamo team di sviluppo indipendenti e stanno avendo un discreto successo in questi tempi. E oggi come primo titolo abbiamo Mr. Utility, che linkerò ovviamente in descrizione e si potrà scaricare la demo dal sito ufficiale del gioco. Quindi possiamo iniziare. Ok, teoricamente dobbiamo andare a salvare il sindaco. Questa è la nostra missione praticamente. Ed è stato programmato con Unity 3D. Devo ammettere che le texture sono molto belle, sono piacevoli. Movimento della telecamera con WSD è abbastanza scomodo perché il mouse praticamente non serve a niente da quello che sto capendo adesso. Ok, abbiamo un tutorial e quindi con spazio si salta. L'omino mi ricorda Rayman, lontanamente Rayman. No, perché vabbè, Rayman aveva la caratteristica di avere il corpo distaccato, le parti del corpo distaccate. E boh, adesso vediamo un attimo, sono un po' scomodo il movimento con WSD, che magari se si potesse muovere la telecamera col mouse sarebbe più comodo. E con la premessa vi dico già che questa è una demo, quindi probabilmente ci saranno sviluppi in futuro, ma più che ovviamente ci saranno altre modifiche che andranno a modificare di più il gioco. E ora devo un attimo saltare, perché è un po' complicato. Ok, avevo una. Ok, adesso mi dovrebbe tipo aver dato una gabbia. Eccola, c'è qualcosa. Ah, sì, devo andare a prendere una gabbia per cercare di intrappolare quei mostri. Ah, con questo sesto possiamo controllare la videocamera. Camera di gioco. E vediamo. In effetti. Ok, ringrazio le istruzioni di gioco per avermelo detto. E accendiamoci a catturare questo. Oh, che figo. Ok, siamo soli, non cadere. No, l'ho mancato. Fanculo. Sono crepato. E niente. No, vaffanculo. Ah, posso andare in là. Oh cazzo, no. No, 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 sali, sali. Ok. Ha schivato la. Ok, l'ho catturato. GG. Non sono bravo in questi giochi di tempo. No. Mettetemi a lontano un attimo. Vaffanculo, no, 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 no. Dai. No, no, no. Ok, ce l'ho fatta. Ok, posso spingere anche le. Porca puttana, no! Fanculo delle camere di merda. Fanculo. No, che ti hanno aperto una porta lì. Andiamo a vedere. Porca puttana, mi sono spaventato. Porca puttana, mi sono spaventato. Porca
Porca puttana, che spavento. Cosa ho fatto il bordello di prima? Boh, che palle. Allora non lo faccio più sgamare. Non è che cade, ve lo solo spingo oltre. Ok. Ma contro la fisica è sta cosa però. Ok. Screw gravity! E niente, questa era la alfa di Mr. Utility. Come voto generale darei un 7 più o meno, perché teoricamente, a parte i dettagli di grafica che comunque non contano, il gameplay è abbastanza scomodo e abbastanza complicato, con dei bug che comunque possono essere corretti nel tempo. Non ho intanto da dire, a parte che il gioco in sé è divertente, con tutta l'originalità, merita un casino. E spero che comunque i creatori del gioco riescano a cambiarlo un po', perché ora come ora non tecnicamente non meriterebbe un 8, ma si vedrà in futuro cosa può accadere, e speriamo che il gioco migliorerà, perché comunque come base un'idea geniale, come dire, perché comunque usare una come arma per un platform dei oggetti per catturare nemici, schiacciarli e ucciderli è una cosa, un'idea abbastanza geniale, cioè ottima. Quindi questo era il primo episodio della mia rubrica nuova indie. Spero vi sia piaciuto, vi consiglio di scaricare questo gioco perché merita un casino. Non ci bestemmiate su, perché chiunque sia lì vi sta sentendo, quindi non bestemmiate. Anche per non rischiare di essere arrestati. Quindi qui da questo male è tutto. Spero che la connessione mi vadi. Mi vadi, si dice mi vadi, non lo so. Credo di sì.